Oggi siamo riscesi in piazza da un passaggio veramente fondamentale per tutti i movimenti, in particolare quello studentesco. Il 17 novembre è la giornata di mobilitazione internazionale per il diritto allo studio e da qua siamo ripartiti, dal fatto che per quanto riguarda il finanziamento del diritto allo studio a livello statale siamo ai minimi storici, i tagli sono pesantissimi e al contempo si istituisce il prestito d'onore. Un meccanismo che rifiutiamo in quanto meccanismo di indebitamento e che guarda un orizzonte di precarietà per tutte le nuove generazioni. Detto questo, noi oggi siamo scesi in piazza anche con un messaggio molto chiaro, che il governo Monti deve essere assolutamente smontato di quell'aurea, diciamo, magica che è stata costruita attorno per la responsabilità nazionale, per l'unità delle forze sociali rispetto all'emergenza del paese. Noi rispetto a questo ci vogliamo confrontare invece sui temi. Oggi le rivendicazioni che abbiamo portato in piazza sono le stesse di quelle che portavamo in piazza l'anno scorso e su questo noi non trattiamo. L'università pubblica deve essere rifinanziata, le pensioni non possono esserci negate in un futuro, tutto lo stato di precarietà e del mercato del lavoro, che ad oggi è un dato di fatto, lo rifiutiamo e lo rigettiamo al mittente e siamo pronti a continuare a occupare le piazze, a sfilare per le città e a fare le nostre azioni come quella di oggi all'INPS, come quella dell'11 novembre sulle banche contro il sistema finanziario che impone certe politiche al paese, per ribadire certi punti fondamentali sui quali continueremo a battere cassa in futuro per tutto quello che sarà il resto della mobilitazione di Occupy Pisa. Vi siete fermati di fronte alla sede pisana dell'INPS dove è stato calato uno striscione. Cosa significa? Abbiamo voluto fare questa azione simbolica dal corteo in quanto volevamo ricreare un momento di compositivo tra tutte le categorie deboli che subiscono la crisi in questi giorni, in questi mesi. Infatti l'INPS comunque sia rappresenta quell'istituto di previdenza sociale che appunto dà erogazione di pensioni a cui noi non possiamo accedere, questo è il punto fondamentale. Noi non possiamo accedervi e dall'altra parte abbiamo tutte le generazioni precedenti, quelle che comunque sia un certo tipo di garanzia di stato sociale l'hanno vissuto, che si vedono la pensione tagliata. Quindi abbiamo questo doppio binario che accomuna molte categorie sociali e soprattutto poi noi rivendichiamo il fatto che non avremo mai un lavoro, saremo precari, lavoreremo a intermittenza, non abbiamo nessun tipo di welfare che ci permetta di poter vivere una vita degna e soprattutto di essere indipendenti rispetto al nostro nucleo familiare, ma oltretutto anche di non essere ricattati sul posto di lavoro o sul posto della nostra formazione, di decidere una formazione all'altezza dei nostri desideri oppure anche un'occupazione che sia adeguata alla nostra laurea. È anche qui che c'è un punto fondamentale che appunto noi andiamo rimarcando facendo un'azione in un istituto di welfare, che non c'è welfare adeguato a quella che è la fase, a quelle che sono le qualità della composizione sociale precaria. Noi richiediamo quindi un reddito minimo garantito per poter andare oltre le fasi di intermittenza non lavorativa, per poter poi scegliere ciò che possiamo fare durante la nostra vita e non solo lavorativa ma anche esistenziale. E comunque sia, appunto, negando l'esistente però vogliamo iniziare a costruire nuove forme di welfare partendo da quelli che sono i nostri desideri, dalla nostra costruzione di alternativa. In questo senso qua vediamo bene delle soluzioni come la patrimoniale, che però non deve dare soldi alle banche ma deve ridistribuire la ricchezza sociale che noi tutti i giorni produciamo. Questo è il fatto fondamentale, che noi attraverso la cooperazione, attraverso le relazioni produciamo quotidianamente. E poi vediamo bene altri tipi di interventi come possono essere la tassazione sulle transazioni, sulle rendite fondiarie, che appunto potrebbero permettere una rifinanziarizzazione, uno spostamento dei flussi finanziari per ripubblicizzare il welfare. Oggi Cobas hanno indetto sciopero generale, sono in piazza qui a Pisa insieme al corteo degli studenti. Quali sono le ragioni? Ma dunque, lo sciopero generale era stato, diciamo, indetto prima della caduta del governo Berlusconi, quindi anche con questo nuovo governo che oggi dovrebbe forse avere la fiducia, le ragioni ci sono tutte. Monti è stato già sottolineato, è un esponente di fatto della Banca Centrale Europea, quindi proseguirà nelle politiche restrittive già avviate quest'estate, che si aggiungono a tutte le manovre precedenti che colpiscono prevalentemente la scuola, l'università, ma anche il mondo del lavoro in generale. Noi siamo presenti come Coop Scuola ma anche come Confederazione per opporci a quelle che sono le politiche di blocco dei salari, delle pensioni, le politiche che portano alla libertà di licenziamento delle aziende e poi appunto per le questioni legate all'eliminazione delle
risorse, alla riduzione delle risorse nella scuola e nell'università, diminuiscono i posti di lavoro, si aumentano gli studenti all'interno delle classi, si utilizzano i test invalsi, che sono dei test che misurano la preparazione degli studenti in vista di una divisione, gerarchizzazione dei docenti. Quindi noi crediamo che sia necessario continuare la mobilitazione, anzi rilanciarla, e speriamo che nelle prossime settimane, quando emergeranno il vero volto di questo governo così considerato tecnico, i lavoratori si mobilitino appunto insieme agli studenti. Finito il corteo, un gruppo entra in un edificio abbandonato della città. Che edificio è? Sì, questo è un edificio di proprietà della Cassa di Risparmio. A fine corteo un nutrito gruppo di partecipanti a questa giornata di mobilitazione ha deciso di dare una sostanza a tutti quegli slogan che portiamo in piazza ormai da 2 anni, quindi alla volontà di non pagare il debito. Questo è un edificio appunto che era abbandonato e noi crediamo sia giusto restituirlo alla collettività. È da qui che parte veramente Occupy Pisa, che non si può fermare certo ad essere uno slogan, ma deve essere qualcosa di pratico, di reale. Questo è uno spazio che offre tantissime possibilità anche a livello progettuale, quindi ne dico una così tra le tante, per esempio come foresteria per quegli studenti che sono in attesa dell'assegnazione dell'alloggio da parte del DSU. Ricordiamo che in questa città mancano gli alloggi per gli studenti e soprattutto gli affitti sono altissimi per case che spesso sono fatiscenti. Quindi crediamo sia veramente necessario dare una concretezza alla volontà di non pagare questa crisi, e questo vuole essere un po' il significato di questo posto. Ecco.